Benvenuti, benvenuti! Ormai è la mia sigla, benvenuti! Benvenuti alla quindicesima puntata. Sì, quindicesima, signori, quindicesima puntata di Disegnando ogni giorno. O disegno ogni giorno, non mi ricordo. Comunque, signori, sto disegnando già la mia prima creatura, ispiratissima ovviamente, e mentre lo faccio mangio pomodori. Si sente che sto mangiando pomodori? No, non si sente perché non si vede. Però lo sento io. Sono buonissimi. Sono di quelli piccoli piccoli. Saporiti. E mentre mangio pomodori disegno, ovviamente, signori. Perché qui si deve disegnare, non si deve pelare gli armadilli. E nemmeno i criceti, bisogna disegnare, 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 perché qui siamo solo per disegnare e mangiare pomodori. Che bontà. Però sta uscendo bene il disegno, vero ragazzi? Sta uscendo benissimo, come sempre, ovviamente. I pomodori mi danno una carica in più. Beh, ragazzi, che mi raccontate di bello? Piaciuto il video di ieri? Emozionante, vero? Beh. I gattini piacciono a tutti. Sta uscendo benissimo. E c'ho un'idea. C'è un'ideuzza, ragazzi, oggi. C'è un'ideuzza su cosa fare di questo mostriciattolo. Oggi niente idiozie, solo mostriciattoli fatti bene. Solo cose impegnative, si fa per dire, vabbè. Divertenti e impegnative allo stesso tempo. Oggi mi sto ingozzando i pomodori. Bello. Sì. Mi piace. E questa volta, signori, non sarà un solo disegno mostruoso, ma questo è il primo di una serie di mostri che unirò, sì, signori, unirò insieme e farò un mostro gigantesco. Come una specie di totem. Avete presente i totem? Non te quale faccio una sopra l'altra, ecco. Facciamo una cosa del genere oggi, Dai che ci divertiamo. Cioè, io mi diverto, voi dovete solo guardare. Il mio divertimento è disegnare, e il vostro è guardare. Adoro i pomodori, c'è poco da fare. Beh, sì, sta uscendo benissimo, signori. Un po' di cornine, perché le corna ci vogliono sempre. Anche nella vita le corna ci vogliono, ragazzi. Bisogna fare le corna a tutti. Si fa per dire, vabbè. Chi le subisce, soprattutto, no, non è che sia tanto bello. Chi le fa, invece, chi se ne frega. Beato lui. Vuol dire che può, che se la può permettere. Vabbè. È uscito bello, dai. Sì. Ovviamente è uscito bello, non c'era nessun dubbio, fumettista anarchico, che usciva bello, usciva meraviglioso, sublime. Come non c'è dubbio che questi pomodori sono buonissimi. E il primo l'abbiamo fatto, yes. E ora subito a fare il secondo. Wow, bellissimo questo. Con le zanne mi piace un casino. Bocca gigantesca. Ispiratissimo come sempre. Al centro non lo so, una super zanna unica, ecco qua. Bisogna anche calibrare bene le proporzioni, gli spazi. È una cosa che vai, ormai io ce l'ho come intuito, ragazzi. Chi non è abituato,
Improvvisare queste cose non è facile, ragazzi, per chi non è abituato a disegnare. E fa delle idiozie ancora peggiori di queste. Anzi, fa proprio delle porcherie, se uno è abituato a disegnare. Io invece, anche impegnandomi pochissimo, rendo lo stesso. Se mi impegnassi ancora di più, sarebbe ancora meglio, ma io non ho voglia di impegnarmi, ragazzi. Io mi impegno proprio il minimo indispensabile. Perché io sono qui per divertirmi, ragazzi, mica per pettinare i criceti. Ah, bellino, bellino, bellino. Io mi impegno il giusto del disegno. Un giorno magari vi farò vedere cosa so fare sul serio e rimarreste a bocca aperta. Questi sono giochetti, ragazzi, giochetti proprio scacciapensieri, proprio bazzecole, signori, bazzecole. Io disegno ben altro, signori, io disegno ben altro. Siamo veramente a... Questo è... Se il mio livello è 100, questo è soltanto 2, signori. Questo è 2 per me. Il mio livello è 100. Questi sono proprio esercizi che faccio a occhi chiusi. E per molti potrebbe essere sbalorditivi, ma per me è proprio... è fuffa, proprio è il minimo proprio sindacale per me questa roba. È proprio per divertire a voi, proprio perché... per venirvi incontro, diciamo. Non posso fare cose troppo complicate, sennò... potrei fare molto più viso. Guai a fare molto più viso. Avete presente quelli che fanno disegni tipo, che ne so, Spider-Man, Dragon Ball, supereroi? Abbiamo fatti bene poi, eh. Io volendo potrei fare anche quello, ma non c'ho voglia. Non c'ho voglia adesso, magari un giorno per sperimentare. Ecco qua, ve lo filiamo in Photoshop, vedete? Su Photoshop sarà inserito insieme a quest'altro che ho fatto prima. E diventerà una cosa sola, signori, una cosa sola. Troppo bello, vero? Vedete qua come si fa? Una specie di totem mostruosa. Peccato, volevo altri pomodori, li ho finiti. Accidenti, mannaggia. Ne volevo un altro, almeno un altro ne volevo di pomodoro. Allora, incastriamo il mostriciatto. Vedete? Lo inseriamo qua, come una specie di mostro robot che si fonde con un altro. Sì, se lo fa, io faccio tutto. Beh, potrebbe essere una nuova idea fare tanti mostri e poi unirli insieme e uscirne uno. Farne solo uno, 3 su 1, e farò 3 mostri in uno. Bello, sì, una bella idea, mi piace, ci piace. E ora facciamo il terzo, che sarebbe la parte superiore. Facciamo il copricapo, diciamo che sarà. Però ragazzi, non ho messo musica oggi, no, è imperdonabile tutto ciò. Quindi chiacchieriamo un minutino, poi vi do un po' di musica, perché la musica deve essere sempre presente nel mio sito. Cioè nel mio canale. Nel mio canale la musica ci deve essere, è presente in ogni dove. Ecco qua, signori, ecco qua un po' di roba decorativa, ovviamente, perché deve essere un copricapo molto elegante, elegantissimo, delicatissimo, come diceva un tipo. Ecco qua, qualcosa di spaziale, qualcosa di moderno, di stravagante moderno. Ecco, sì, un copricapo a fungo, però spaziale, molto spaziale. E ragazzi, avevo promesso musica e musica sia. Addio, ciao!
E qui inseriamo la terza parte, anzi l'abbiamo già inserita ovviamente, perché io sono molto, molto lestro nel fare le cose, molto lestro, molto velocissimo. Ecco qua signori, vedete? Però bella la composizione, mi piace, mi piace. Va bene così, è perfetta, è bilanciata. Sì, sì, signori, è perfetta. E ora la coloriamo, anzi no, prima mostriamolo a figura intera completata, perché ho fatto altri piccoli tocchi, ecco qua, vedete? Completamente ritoccata. Una figura unica, signori, un mostro unico. Un mostro fatto di tanti mostri. E ora ci facciamo un bello sfondo azzurrino, sfumato. Eccolo qua, ora ci sta benissimo ragazzi, qui ci sta, qui siamo a livelli ragazzi, siamo a livelli troppo spaziali. E diamogli ora un po' di colore. Wow. Signori, ci voleva un po' di colore qua, Porca miseria, che cosa ho combinato, che cos'è sta roba? È un mostro unico, è il mio mostro signori. Ci sentiamo domani ragazzi, alla prossima, ciao!